è una Fiorentina Basket che si appresta a un nuovo campionato dopo aver svolto amichevoli e prestagione in una maniera, ecco, forse positiva, avendo rinsaldato, come anche detto oggi, una tradizione e comunque guardando al futuro con, in maniera pluriennale. E quindi le sensazioni sono positive e si guarda in maniera ottimistica anche quello che verrà. Sì, le sensazioni sono positive. Intanto vorrei segnalare che questa mattina abbiamo fatto una presentazione molto bella, molto partecipata, sala affollata, presenze qualificate. Abbiamo illustrato il programma per quest'anno, abbiamo detto che è stata allestita una squadra con l'obiettivo di centrare i play-off, perché i risultati non si raggiungono automaticamente, non si ripetono le esperienze come quella dell'anno scorso automaticamente. Ho presentato lo staff, ho illustrato anche un po' una nuova organizzazione, un pochino più strutturata. Coach Nicolai sarà anche responsabile dell'area tecnica, il general manager Antonio Fagotti, altro collaboratore di valore, sarà impegnatissimo sulle questioni organizzative, perché abbiamo deciso di mettere le radici a Firenze e quindi di stabilire rapporti continui col mondo delle scuole, col mondo dei settori giovanili, diciamo, del basket, e molto impegnato anche nel marketing. E gli obiettivi sono quelli di un programma pluriennale. Coerentemente con questo ho stipulato contratti con i collaboratori principali pluriennali, e gli obiettivi sono modulabili, nel senso che quegli sportivi dipenderanno un po' dalla velocità della crescita, si tratta già di giovani importanti che hanno grosse qualità, ma vediamo se quest'anno faranno l'ultimo salto, il giovane che abbiamo in squadra, per farci raggiungere obiettivi che magari possono essere modificati anche in corso d'anno. Quest'anno noi abbiamo tre atleti di esperienza, già sperimentati appunto, e gli altri sono giovani. L'altra gamba del progetto è diciamo la vicinanza del mondo economico, gli sponsor. A tal proposito, il lunedì 2 alle 17.30 presso il quartiere di Michele Pierguidi si svolgerà un incontro dedicato appunto agli sponsor, perché l'altra gamba ovviamente sono le risorse economiche. Ecco, a proposito di questo, cosa dobbiamo aspettarci dalla presentazione a Villa Rivabene, con anche la presenza importante del ministro dello sport Lotti? Io mi aspetto molto, perché i segnali sono positivi quest'anno. Abbiamo visto che c'è maggiore disponibilità da parte di importanti imprese. Ora dobbiamo consolidare e concretizzare questi rapporti e dobbiamo allargare anche la platea. Perché credo, con il lavoro di questi due anni e con quello che stiamo impostando quest'anno, si stanno creando tutte le condizioni per un progetto più ampio che va anche oltre la Fiorentina Basket, e cioè quello di poter portare di nuovo Firenze, così come accadde negli anni 90, davvero a giocare una partita nazionale, un ruolo nazionale nel campo del basket. E questo si può fare se si uniscono tutte le forze economiche, istituzionali. Credo che abbiamo una squadra di qualità, abbiamo un coach che oltre ad essere stato un grande campione ha competenza, impegno, una grandissima passione, quindi ci sono le condizioni davvero per una stagione che ci dia soddisfazioni senza dare e senza esercitare eccessive pressioni sulla squadra, perché appunto abbiamo detto, vedremo nel corso dell'anno se correggere, diciamo, gli obiettivi che ci siamo dati all'inizio di stagione.